prima volta l'ho fatta a maggio di quest'anno con Simone Rigolet. L'ultimo mese l'ho fatta 6 volte, 3 volte con i compagni e 3 volte da solo. E quindi è veramente un lavoro ultra meticoloso. Secondo orologio. Ok, questa. Piede destro, sinistra, destra, poi arrivo lì, piede sinistro, destro, mi allungo, sinistro, spalla. Destra, sinistro, destro, sinistro, destro, alto, tacca. Sassolino, rovescio, alzo il piede destro. Ce l'ho fatta! Wow! Che emozioni! Pazzesco! Pazzesco! Ah! Wow! Pazzesco! Ce l'ho fatta! Sotto non ora, ma sotto 50 minuti! Pazzesco! In autonomia, senza depositi! Sono contentissimo, contentissimo. Questa stagione era così difficile, sembrava che non riesco più a fare niente. Invece 49 minuti sulla Svizzera, il più solo il mio con la partenza integrale. Gran Capucin in 49 minuti. Pazzesco, pazzesco. Grazie Dio, grazie Dio. Il sogno era farla sotto un'ora. Era un sogno. Farla veloce era obiettivo, ma un sogno era fare sotto un'ora. E invece 49 minuti è davvero poco. È davvero poco. Sotto 50 minuti è pazzesco. Questa è la vetta. Ce l'ho fatta.
Quanto ci hai messo? 49. Quando sono arrivato alla Cengia, dove la via si collega con lo Sole Mio, sono arrivato a 27. Questo è l'unico intermedio che mi ricordo adesso. E ho detto, cavoli, sotto un'ora, se non spreco troppo sul duro, posso stare. Poi, quando sono arrivato sotto la placca di Io Sole Mio, lì sapevo già che sono sotto un'ora, perché sapevo che non perdo più, ma guardavo, cavolo, forse sotto 50. Però, infatti, quando sono uscito dal duro, ultimi due tiri, e ho detto, mi mancavano tipo due minuti al 50, ho detto dai cazzo, dai, perché così almeno cioè dovevo trovarmi una nuova sfida per tirare veramente tutto quello che c'era da tirare, no? Filippo, un altro record sul massiccio del Bianco. Complimenti. Ma che cos'è per te questa montagna? È il Monte Bianco, per me è casa. È proprio la montagna più bella che c'è. Questo è un parco giochi pazzesco, c'è di tutto per tutti i gusti, e io su Monte Bianco sono a casa, punto.